Radio Più Roma presenta Gente di Corviale, la realtà vista dalle periferie, un programma di Valeria De Simone a cura della parrocchia San Paolo della Croce. Un saluto a tutti, sono Don Roberto Cassano, il parroco di San Paolo della Croce, che è la parrocchia in cui insiste il famoso Serpentone, questo palazzo lungo un chilometro dell'Ater, palazzo di case popolari. Questa rubrica, sollecitata un po' dalla stessa radio, è un'idea nata per cercare di far scoprire il vero quartiere, il vero Corviale che esiste qui, non quello del luogo comune, non quello che la gente pensa che sia, ma quello che davvero viene vissuto quotidianamente dalle persone, cioè un luogo come una periferia, come sono tante periferie in Italia, con i problemi che hanno tutte le periferie d'Italia, non quella narrativa che si racconta che il Corviale è un luogo assolutamente da evitare perché è pericoloso. Sono qui da 4 anni, sono in conclusione del mio 4 anno da parroco e fin dal primo momento, ancora adesso lo ricordo vivamente, era novembre del 2016, proprio per conoscere bene questa realtà, decisi di farmi un po' di passeggiate anche in orari un po' strani, come ad esempio gli orari serali, a recitare un po' il rosario così. Rimasi sorpreso nel vedere alle 11:30 di sera che tranquillamente giravano nel parco di fronte al palazzone ragazze da sole con il proprio cane senza nessun tipo di timore, e questo subito mi ha fatto capire che evidentemente non ci dovevano essere grossi pericoli, perché altrimenti non sarebbero scese così da sole senza essere accompagnate. E ne vidi, mi ricordo, più di una, tant'è che all'inizio rimasi sorpreso, ma poi anche nei giorni successivi questo era la regola, era la normalità. Così ho scoperto che tutta quel dire della pericolosità di questo luogo in realtà non esisteva. E infatti dopo 4 anni i problemi che sono sorti non sono di tipo, che so, di rapine, di stupri, di aggressioni, ma sono problemi di tutti i giorni che possono accadere dovunque: incidenti, arrabbiature tra inquilini, microspaccio, ecco, queste cose un po', insomma, che le troviamo anche nei quartieri più agiati di ogni città e di ogni metropoli. La seconda cosa che mi ha sorpreso quando sono venuto qui nel 2016 è stato vedere la presenza di tante associazioni, di tanti gruppi, di tanti movimenti che si davano da fare per dare un volto nuovo al quartiere, sia da un punto di vista proprio strutturale. Ad esempio mi viene in mente le associazioni di retake che fanno la pulizia, o anche di recupero di giardini e roba del genere, o associazioni culturali di recupero anche di persone che magari hanno problemi sociali, eccetera. Veramente un sottobosco, mi viene da dire, molto vivo, molto creativo, che cerca di dare un impulso in senso positivo, una svolta a questo quartiere. Credo che ci sia riuscito, credo che le stesse organizzazioni che in qualche maniera si sono organizzate per dare un impulso ai lavori dell'Ater, che sono iniziati proprio a gennaio 2019, questi del famosissimo quarto piano, la Cortellesi e Raul Bova hanno reso famoso con il loro film Scusate se esisto. Bene, questi lavori sicuramente anche grazie all'impulso di queste associazioni sono partiti, hanno iniziato a fare il loro dovere. Certo, lavori che ogni tanto si fermano, ma grazie a Dio dopo un po' riprendono. E allora ho proposto anche di far sentire la voce di questi responsabili di queste associazioni e gruppi che da tanti anni già fanno un grosso lavoro, danno una grossa mano affinché questo quartiere si possa togliere da dosso l'etichetta famigerata che c'ha di pessimo quartiere e possa anche far vedere le cose belle e aprirsi alle persone esterne a questo luogo. Ringraziando Don Francesco che ha messo su questa radio e che mi dà l'opportunità di far conoscere la realtà di questo quartiere, e Valeria che sta curando un po' giornalisticamente il progetto, vi invito a questo punto, dopo che avete ascoltato questi interventi, vi invito a venire a fare una passeggiata al Corviale, magari a venirmi a trovare, sarò io stesso a accompagnarvi a vedere queste belle realtà che stanno nascendo.